Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto l'after patch del Semi Money Freeze, solo per Xbox One e PS4 ragazzi, quindi la vecchia versione di gioco. A questo punto cosa facciamo? Come requisiti non ne servono, dobbiamo solo creare il secondo personaggio ragazzi. È fondamentale che il secondo personaggio stia nel secondo slot e che lo create al momento. Quindi se per caso avete già il secondo personaggio, lo cancellate, lo ricreate e andate online con il secondo PG ragazzi. Niente di più semplice. Quindi regà, a questo punto, una volta creato e spawnato col secondo personaggio online, cosa facciamo? Semplicemente apriamo il nostro telefono e andiamo sul sito internet, ragazzi. Una volta che siamo sul sito internet, siamo su Warstock, siamo o sull'Oppressor, che vi consiglio perché la vendita vale 3 milioni e 8, ragazzi. O la Deluxo e la vendita vale 3 milioni pari e 2, una cosa del genere. Comunque sia, sono questi due veicoli che dovete comprare per far soldi ragazzi. Cosa facciamo? Facciamo doppio tasto PS perché gioca la PS4 e andiamo a cercarci impostazioni rete. Quando siamo su impostazioni rete ragazzi, semplicemente dobbiamo ricliccare due volte il tasto PS per ritornare in game. Così avremmo velocizzato tutto il processo. Invece per chi gioca da Xbox One, raga, vi consiglio di usare la cablata, ok? Internet col cavo Ethernet per fare tutto molto più velocemente. Quindi una volta che avete trovato per chi gioca da PS rete e siete già con la schermata pronta, cosa facciamo? Andiamo sul veicolo, ci mettiamo su acquista, raga, appena acquistiamo il veicolo, doppio tasto PS, scolleghiamo la rete e rimettiamo la rete. Per Xbox compriamo il veicolo e stacchiamo subito il cavo ragazzi e lo riattacchiamo. Il risultato sarà questo, ci darà questo messaggio di errore, accettiamo il messaggio e ci manderà in storia. A questo punto ragazzi, dalla storia, carichiamo di nuovo la sessione a inviti e andiamo online. E raga, una volta che spawneremo e sbada bam, abbiamo ancora i nostri soldi e se chiamiamo il meccanico avremo il nostro veicolo. Allora ragazzi, possiamo farlo solo con un veicolo alla volta, purtroppo è così, e dobbiamo sempre ricreare il personaggio secondo. Quindi fate glitch, vendete e cancellate il personaggio e riniziate da capo. Bella regà, alla prossima. Spada bam.